Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Giamma e nel video di oggi farò il mio primo unboxing. È la prima volta che faccio questo tipo di video perché io solitamente non ho molta pazienza nell'aprire le cose che ho appena comprato. Però in questo caso la vedo come una cosa molto significativa, insomma dai, dopo tutte queste restrizioni che ci sono state, anche uscire un pochino. Difatti oggi sono andato al centro commerciale una volta, non ho preso questa cosa che vi farò vedere. Poi dopo ci ho pensato sopra e ho detto dai, prendila, tanto la vuoi. E quindi l'ho presa. Stiamo parlando della Nintendo Switch Lite. L'ho presa gialla perché il giallo è uno dei colori che mi piacciono di più. Mi trasmette molta felicità. Insieme a questa ho preso anche il vetro per lo schermo, mi sembra abbastanza importante, e una custodia grigia o bianca, non ho capito bene. Quanto è carino. È così. Sapete che io me la immaginavo molto più grande? È proprio una console portatile perfetta per stare tra due mani. Tiriamola fuori. Oh, è bellissima ragazzi, così piccola. E poi il giallo è proprio un bel giallo. Però dobbiamo mettere subito la protezione perché odio la polvere. E sarà un casino mettere la protezione allo schermo. Appoggiamolo momentaneamente qua. Odio mettere le pellicole perché faccio sempre più piccolo. Vabbè, ecco, si è già sporcata di polvere. Iniziamo a pulire. Estraiamo delicatamente la pellicola. Ma il fottuto panno è sporco già di per sé, maledetto panno idiota, mi tocca prendermene un altro. Ok, allora, è stato difficilissimo mettere quella pellicola protettiva, ma non è colpa mia, la colpa è di questo stupido panno che era nella confezione, che perde i peli, cioè si staccano, quindi era impossibile pulire lo schermo. Invece ho dovuto usare questo panno che appartiene al mio kit di pulizia della macchina fotografica. Maledetto. Vediamo anche di aprire la custodia. Che cos'è questa cosa? Un protettore per lo schermo, c'era già dentro. Molto carino, mi piace, sembra tipo proprio un marsupietto, molto carino anche al tatto, non si vede, c'è una scritta Nintendo Switch ma non si riesce a leggere, mi sa. Comunque, beh, mi piace. Arriviamo alla parte forte, il gioco. Mi ispirava un sacco, ho visto diversi video, in più una mia amica ce l'aveva e me ne aveva parlato molto bene, quindi alla fine ho detto ma sì, dai, prendiamolo. Non me l'aspettavo così, non me l'aspettavo così piccolo il gioco, mi aspettavo tipo, non lo so, una specie di mini CD o qualcosa del genere, però è molto figo, sembra tipo una scheda SD, figa. Tra l'altro ci ho messo 30 anni per trovarlo, ero lì che guardavo in mezzo a tutti i giochi e dicevo no, non c'è, finito, non ce l'hanno più. Sono ripassato 4 volte per farvi capire quanto è bacata la mia vista. Ed era lì che mi guardava, fisso. Gianmarco. Questo video unboxing termina qui. Fatemi sapere se avete piacere di vedere come funziona Animal Crossing, così magari possiamo giocarci insieme. E spero che vi sia piaciuto il video, vi faccio un grandissimo saluto e buon inizio dell'estate, perché comunque ragazzi, cioè, siamo a giugno, un giugno un tantino diverso rispetto agli altri anni, però è l'adattamento, bisogna avere un po' di spirito di adattamento. Ciao!